cioè. Gol, eh? Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Solo Calcio. Il campionato è terminato da 10 giorni. Il Pescara vuole riprogrammare, pianificare la prossima stagione. Naturalmente non ci sono notizie ufficiali circa le vicende societarie. Insomma, Sebastiani sta aspettando una offerta da parte di qualche imprenditore. In stand-by la posizione sia di Pillon che di Repetto, anche se l'accordo è stato trovato con l'allenatore di Preganziol e con il responsabile dell'area tecnica. Staremo naturalmente a vedere la copertina dedicata, neanche a dirlo, a Stefano Pettinari, che ha segnato 13 gol, un omaggio doveroso a questo attaccante che ha realizzato un bottino di gol importante nella sua carriera, non gli era mai riuscito, è stato bravo perché comunque ha fatto più gol della stagione 2013-2014 quando militava nel Crotone. Tra l'altro è stato premiato come miglior biancazzurro dal periodico Cronache Abruzzesi, tra l'altro un premio istituito anni fa dal compianto e amico Claudio Sghettini, naturalmente dal collega Paolo Minucci. Buonasera Pierpaolo Marchetti, buonasera Pierpaolo, buonasera Walter Nerone, che ritrovo con estremo piacere. Buonasera. Stessa cosa dicasi per Guido Colangelo, scapigliato più che mai questa sera, se reduce forse da una regata, no? Qualcosa del genere. Quasi. Windsurf. Sì, bravo. Ti diletti? Un po', un pochettino. Sì, sei bravo? No, quando, sono un asino. Quando c'è vento. Sono un asino. Sul tempo, sì. Buonasera Federico De Carolis. Caro Buonasera. Federico, è appena cominciata l'era Mancini alla guida dell'Italia. Tra l'altro l'Italia sta pareggiando 0-0 con l'Arabia Saudita, 16° minuto nel corso del primo tempo, si sta giocando in Svizzera a San Gallo. Roberto Mancini, che tu conosci molto bene, mi dicevi al telefono oggi. L'ho conosciuto a Bologna quando aveva 16 anni. 16 anni, poi l'ho seguito sempre nelle partite dall'Under 16, Under 18, Under 21 e poi in nazionale. Praticamente un biografo. Lui. Il biografo di Roberto Mancini. No, effettivamente. Sì, sì, ma mi ricordavo questa cosa. Lui ha... Mancini, secondo me, è stato uno dei migliori giocatori come classe pura. È vero. È indiscutibile, era superiore a tutti. Poi non ha voluto dare quello che ci si aspettava da lui, anche perché è stato sempre un gaudente. Non sempre... Ah, sì, eh? Gli piaceva la vita come a Pierpaolo Marchetti, insomma. Uguale proprio. Abbiamo questa testimonianza, Pierpaolo. Non ti puoi esimere dal commentare. No, io invece lo faccio. Come io, come ti ho già detto questa sera, non parlerò di calcio, ma solo di politica. Solo di diritto costituzionale. Ah, no, pensavo di Salvini che volessi parlare. No, siccome da ieri pomeriggio in Italia ci sono 60 milioni di costituzionalisti. Certo, è vero. Hanno restituito la tessera dall'allenatore. Ho sentito dare spiegazioni di diritto costituzionale a gente che provava a fare le parole incrociate di Topolino e le lasciava perché gli scoppiava il mal di testa. Però adesso ti spiegano la giurisprudenza. Ci sono 60 milioni di tecnici, 60 milioni di costituzionalisti. Doppio lavoro. È un buon motivo per cambiare paese. Io a diritto costituzionale ho preso 27 col professor Restivo. Ah, Palermo. Complimenti. Interni. Complimenti. Quindi anche tu, insomma, anche saresti potenzialmente un costituzionalista. Sì. Non mi ci sono mai messo perché non ci capisco niente. Invece oggi mia figlia a Bologna ha preso 30 e lode su tutti i costituzionali. Però bravissima. Niente male. Non è che gli danno l'incarico per fare il governo. Anche Rossi. È pronto l'incarico. Come si chiama tua figlia? È pronto. Che salutiamo? Chiara. Salutiamo e complimenti. 30 e lode. Niente male. Si tenga pronto. Perché Mattarella telefona molto sto periodo, il cellulare acceso. A proposito, anzi, tornando invece a Mancini, un rapporto però poco felice con la nazionale. Un rapporto perché molto amichevole. No, con la nazionale, poco felice. Con la nazionale, secondo me, adesso vediamolo. Comunque. No, da giocatore, da giocatore. Da giocatore non, poco felice perché lui non. Non sopportava la concorrenza e non, e la non era in linea. Non quindi era uno spirito libero. Lo spirito libero non era con Berzotto, non andava neppure con
con Vicini dopo. Infatti disse, poi lui a un certo punto disse: io con la Nazionale non gioco più, si ritirò, certo. Anche perché non è che ci avesse avuto molti anni, 28-29 anni. Sì, sì, perché sì. Benzotti gli chiese almeno di chiedere scusa, no? Per quella serataccia che fece Roberto Mancini quando era in Nazionale. Lui scusa non ha mai chiesto e quindi ha smesso di giocare in Nazionale. Oh, tra l'altro siamo in attesa degli aggiornamenti per quanto riguarda la gara 1 della finale Scudetto Calcio 5, a cui è molto interessato per Paolo Marchetti. L'Acqua e Sapone Unigros sta giocando a Bassano del Grappa contro la Luparense. Mi chiedevi prima come stesse la squadra, insomma, la vigilia di questa partita. Sì. Ma gioca di Perez. Il portiere nuovo gioca? Non lo so, sta seguendo per noi Sergio Zappalorto, che naturalmente ci darà gli aggiornamenti ogni qualvolta andremo in pausa pubblicità. Sapendo che non c'è Onorio la partita. Ecco, Onorio squalificato, grande giocatore della Luparezzo, giocatore che tutti conoscono, tranne naturalmente Pierpaolo Marchetti. Devo ammettere. Allora, veniamo a noi, abbiamo fatto un siparietto, come giusto che sia, il campionato è terminato da 10 giorni, però il futuro è ancora un punto interrogativo, sotto tutti i punti di vista, Pierpaolo. Sembrerebbe così. Devo dire la verità, mi aspettavo di sentire qualcosa da Sebastiani. Pensavo che a fine campionato avrebbe rotto il silenzio stampa che si era autoimposto, e il fatto che non abbia ancora ripreso la parola pubblicamente mi fa pensare che debba ancora mettere a posto qualcosa nelle sue strategie per la prossima stagione. Questo ovviamente è un'impressione dall'esterno, perché obiettivamente non ho seguito quotidianamente le vicende societarie. Certo è che senza l'arrivo di nuovi capitali e quindi di investitori, obiettivamente ma non sono facilissimi da trovare, viste anche le condizioni della società, è difficile immaginare una stagione, come dire, di grande rilancio. Sarà probabilmente il prossimo Pescara, se non interverranno fatti nuovi, una prosecuzione, immagino, di quello di quest'anno, magari cercando di indovinare qualche scelta in più, magari un allenatore come Pillon, se sarà riconfermato, e anche essendo più duttile, più malleabile, sarà anche più facile accontentare rispetto a quello che era successo con Zeman la scorsa estate. Però insomma, obiettivamente finché dalla società non arriverà una parola chiara, sarà bene tenerci, di usare molti condizionali, perché... Certo, almeno in questo momento. Sì, 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 perché questo lungo silenzio di Sebastiani è strano. Ripeto, non ho nessun dato di fatto per dirlo, però questo lungo silenzio è strano, mi fa pensare. Ti sorprende questo silenzio del presidente Walter? Che è passato dal realizzare un'intervista al minuto, tanto per esagerare, al mutismo più assoluto. Da un eccesso all'altro, come si dice. No, diciamo che non mi sorprende. Intanto Balotelli ha sbloccato il punteggio, prego. Ecco. come si chiama? Non mi sorprende se parliamo di un presidente o di un presidente, della necessità di comunicare qualcosa, cioè non c'è niente da comunicare, quindi non comunica. Sotto questo profilo non mi sorprende, però è anche vero che Sebastiani spesso trovava utile confermare pure che non c'erano novità, e quindi sotto questo aspetto è inusuale, direi che è opportuno, ma è nel suo caso inusuale. Dopodiché credo che abbia anche qualche problemino da risolvere. Tipo? Comunque ha un organico di 30 persone, ha un bilancio da chiudere al 30 giugno, perché credo che se ha come è certo intenzione di vendere tutta o parte della sua quota societaria, è evidente che all'acquirente deve portare i conti. Non è che uno viene là e dice vabbè, quant'è il 30%? E i conti in questo momento li devi portare a fine stagione. Ci sarà qualche operazione da fare. Io per esempio la storia dell'allenatore, anch'io
per quello che ci ha fatto vedere, saluterei con, non dico Gaudium Magnum, ma insomma con viva e vibrante soddisfazione la conferma. Saresti favorevole? Sì, sarei insomma, molto favorevole, salvo diciamo sorprese, penso che questo avverrà nella conferma del duo. Però, glielo confermi a che condizioni? Un conto è che rimane Sebastiano e che quindi solo come sta, e che quindi prima di cominciare a parlare della nuova squadra tocca vedere se ne partono 15 o 16, altra cosa è se invece cambia qualcosa in società, per cui la nuova proprietà o il nuovo socio potrebbe dire vabbè dai, 3 milioni, 5 milioni li mettiamo sul mercato, facciamo uno sforzo. Cioè effettivamente in questo momento stiamo brancolando tutti un po' nel buio, no? Ecco, mi pare una descrizione abbastanza fedele sulla realtà. Però devo dire una cosa, non dovrebbe essere l'eccezione che il presidente non faccia capire per bene quello che vuole fare. Certo. Perché quando ce l'ha fatto capire ha preso. Questo è vero. Assolutamente. Allora, e poi gli si ritorce contro. C'è un aggiornamento da Bassano del Grappa, gara 1 della finale del scudetto, purtroppo le cose non vanno bene, però insomma siamo agli inizi. Decimo minuto del primo tempo, Luparenza in vantaggio 1-0 sull'acqua e sapone di Perez, il gol di Tobe al decimo del primo tempo. Però sappiamo tutti che nel calcio a 5 le partite sono infinite. Guido Coraggio e Federico De Carolis, questa situazione come la valutate, come la giudicate? Io penso che il presidente in questo momento sia stanco, sia probabilmente sta aspettando anche che ci sia qualche acquirente, anche perché è stata un'annata bruttissima dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista personale. Cioè è stata dura, penso, passare un'annata così tosta. È stata logorante anche dal punto di vista mentale. A livello mentale, a livello personale, a livello. E quindi lui adesso aspetta i famosi acquirenti o le famose persone che dovrebbero entrare o quelli che vorrebbero cambiare dalla notte al giorno qualsiasi situazione. E quindi è un dato di fatto, lui aspetta, però se non si muove e nessuno si fa avanti, devo dare sempre ragione al presidente Sebastiani, che è una frega di chiacchiere e poca concretezza. Comunque si è dato una decina di giorni di tempo, il presidente lo ha detto, certo, in realtà sta. Pillon ieri nell'intervista, tra l'altro i complimenti vanno fatti alla Pescara perché lo store è davvero molto bello, in via Carducci c'è stata l'inaugurazione, bagno di folla, ecco qui le immagini girate dal nostro Andrea Berardinelli, grazie a Dino D'Angelo in regia, naturalmente ringraziamo anche Roberto Cherchi alla telecamera. Ieri proprio Pillon nell'intervista che abbiamo già mandato in onda ha detto dobbiamo aspettare, il presidente mi ha detto di aspettare una decina di giorni. Certo è che mi piacerebbe continuare il lavoro che ho già intrapreso a Pescara, perché ho passione, ho tanta voglia di fare bene e ho visto che c'è un affetto anche sorprendente, ha detto Pillon, nei miei riguardi. Federico De Carolis. Intanto non credo che Sebastiani molli il Pescara, non penso che ci siano acquirenti tali disponibili a tirar fuori dei soldini piuttosto pesanti per acquistare una società di serie B. Adesso si è tirato un po' indietro, in disparte, sarà lo stress della salvezza. Tra 10 giorni ritornerà in auge, tanto per gli acquisti il Pescara può aspettare benissimo, una squadra di serie B, se non si muove niente in serie A di grosso. Figuriamoci in B. No. No. Dopo che si è mosso qualcuno di grosso, in serio qualche grossa società, ha fatto due o tre acquisti o cessioni, dopo si innesta a catena, questo meccanismo, è tutti un effetto domino se vogliamo. Quindi adesso ne starà tranquillo, il Pescara secondo me rimarrà a lui, perché i cinesi, se dovesse arrivare un cinese come quello del Milan è meglio che si stia in Cina. A meno che non ci sia qualche altro imprenditore interessato, però non lo possiamo sapere, perché ma io penso il presidente non parla, non chiudono quindi le frontiere. Cioè io penso che con lui uno al 30, io per esempio con Sebastiano al 30% non ci starei. Con Sebastiano o tutto o niente. O tutto o niente.
E lui finora non è che si è comportato male, è stato un presidente che bene o male, Serie B, Serie A, salvezza e cose, ha fatto il suo dovere. Adesso io non so qual è la situazione economica della società che potrebbe incidere sulla prossima campagna acquisti. Certo. Ma siccome credo che uno che abbia conosciuto abbastanza il mestiere, magari per l'anno prossimo un po' di prestiti sarà come quest'anno più o meno. Più o meno sarà la stessa politica, diciamo. Oh, se arriva qualcuno che dice Guido, metto io i soldi. No, io vorrei un attimino precisare la situazione, come dice Federico, che è un professore nella sua dialettica. Attenzione, pareggio dell'Acqua e Sapone, autogol di Lara, come sempre molto tempestivo il nostro Sergio Zappalorto che sta seguendo la partita in un altro monitor. 1-1, prego. No, stavo dicendo, come dice Federico, io dico, io non direi non molla il Pescara, perché dire non molla probabilmente può sembrare che lui non voglia cedere. Io invece penso che non ci sia nessuno che voglia acquisire, quindi, perché lui sta aspettando che qualcuno si faccia avanti per poter cedere questa società. Quindi se ci sta qualcuno che vuole acquistare a prezzi giusti, penso, non so, allora lui mollerebbe sicuramente. Quello è il problema, il prezzo giusto. Sicuramente la squadra. Bisogna vedere chi stabilisce la giustezza del prezzo. Beh, vabbè, chi la stabilisce? Chi vende fa il prezzo, no? Evidentemente, adesso fermo restando che non so se ci sono state sì, ma bisogna vedere pure ci sono bilancio, stati contatti veri e propri, però ricordo. Ma secondo te c'è in piedi una trattativa, sì o no? Cioè, qual è la tua non sensazione da giornalista che conosce le vicende del Pescara ormai da una vita, insomma? Io dubito che ci possa essere qualcuno che oggi venga a comprare il Pescara se le intenzioni del presidente, le cifre, la valutazione sul valore della società sono quelle che diceva qualche tempo fa. Io credo più verosimilmente che Sebastiani stia cercando degli investitori che mettano dentro capitali e che lui poi possa continuare a gestire. Mi sembra questa la soluzione più probabile a tutt'ora. Quindi onestamente pensare che un gruppo cinese sia interessato a comprare il Pescara, è vero che siamo in un mondo globale oramai. Sì, però ci stiamo fossilizzando solo sui cinesi? Potrebbe esserci anche qualche imprenditore italiano. Perché dei cinesi si è parlato. Ci può essere tutto, però siccome non è che si prendono le società di calcio, certo, né a cuor leggero né così, per pura passione magari poteva prenderlo il gruppo di pescaresi che l'aveva rilevato dal fallimento. Ma se qualcuno viene, o magari voglio dire per passione, potrebbe decidere di riprenderselo Antonio Oliveri, per dire. Certo. Ma se viene un imprenditore da Sondrio o da Caltanissetta, c'è o sempre da un Shanghai, doubt des. Beh, a me piace capire anche il motivo. Chiaro. No. Cioè, capisco se un fondo di investimento internazionale o un gruppo cinese chiede di comprare il Milan. Capisco se chiede di comprare il Real Madrid, perché quel marchio ha un valore inestimabile nel mondo, ma che uno si muova dalla Cina per comprare il Pescara, magari succederà domani mattina. Però ragionando così in maniera spicciola mi sembra un po' difficile. Prima della pubblicità, Federico, dicevi difficile vendere una società come il Pescara, perché trovare un acquirente è difficile. Perché prima di tutto bisogna vedere il bilancio. Se il Pescara, mettiamo il caso, avesse un bilancio di 20, in cui si può reggere, che poi si leggono, 20 milioni di passivo, e chi viene a comprare deve, Sebastiani pretenderà qualcosa, quindi chi compra si deve sobbarcare la spesa di 20 milioni più quello che deve. C'è un esborso notevole, insomma. È un esborso, e chi viene a investire a Pescara per questo esborso? Quando non investono a Genova e da altre parti d'Italia, dove sono squadre molto più blasonate, molto più con un pubblico molto più concreto. Per carità, Pescara è una città che, se ben guidata come società, se riuscisse ad andare in Serie A e restarci per 2 o 3 anni, potrebbe dare delle grosse soddisfazioni di pubblico, perché è vero che c'è una città grande, bellissima, tutto quello che volete, ma questa città da sola non riuscirebbe a fare niente.
certo, racchiude tutto l'Abruzzo. Assolutamente. In Serie A venivano da tutte le parti ai miei tempi. Hai perfettamente ragione. Allora, 21 e 23, ci fermiamo per la prima volta. Tante emozioni in questa prima gara a scudetto tra Luparenza e Acqua e Sapone. Si sta giocando a Bassano del Grappa perché l'Acqua e Sapone ha ribaltato la situazione. Conduce per 2-1, segnato al 12° del primo tempo Coco Wellington. Dunque Tobe, vantaggio della Luparenza. Poi c'è stato il pareggio dell'Acqua e Sapone con l'autogol di Lara e il vantaggio della squadra di Perez firmato da Coco Wellington. 21-24. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Eccoci qui, allora alle 21:27 diamo anche una notizia sul Teramo, nodo allenatore, in pole position rimane Zichella, tra mercoledì e giovedì nuovo incontro con Campitelli e Capaldi, il direttore generale del Diavolo, ma attenzione, sullo sfondo c'è Giacomo Modica che ha già lavorato in Abruzzo 4 stagioni, tra l'altro con ottimi risultati nel Celano, proprio al fianco di Capaldi che era il direttore sportivo, ha sfiorato nel 2008 a Celano la promozione nell'allora campionato di prima divisione, la finale persa contro il Real Marcianise che tu hai seguito, no? Non c'eri tu, ma io ci sono andato a Marcianise, tu non c'eri. Marcianise no, l'ho seguito a Celano. E quindi vedremo quello che accadrà anche a Teramo. Tra l'altro c'è anche la notizia di Gianluca Colonnello che potrebbe trovare panchina in Grecia con l'Apollon Smirni, si sta mettendo d'accordo, in realtà c'è un tecnico tedesco e lotta a due, comunque staremo a vedere perché il presidente di questo club, l'Apollon Smirni, Serie A greca, potrebbe affidare l'incarico, e ce lo auguriamo, a Gianluca Colonnello che ha già fatto diverse esperienze in Grecia, tra l'altro positive. Questa sera in serata la decisione, ho parlato personalmente con Gianluca Colonnello che si trova proprio in Grecia in queste ore. Se... Colonnello prende il posto di un tedesco, incide anche sullo spread questo. Può essere, sì. Visto il momento. Questo sì. Poi ci sarebbe bisogno di un costituzionalista anche lì, no? Beh, ma su internet ce ne sono 56.827.416,5. Uno è appena nato, quindi vale per metà. Comunque se così fosse, finalmente una chance, se la merita tutta, insomma, Gianluca Colonnello. Allora, 21:29, facciamo così, andiamo ad ascoltare Vincenzo Fiorillo, l'abbiamo avvicinato ieri proprio all'inaugurazione del nuovo store della Pescara Calcio in via Carducci. Sentiamo. No, non è esclusiva. Adesso per Fiorillo la fascia di capitano, se Brugman andrà via. Non lo so, onestamente non lo so, se mi verrà data cercherò di trasmettere un qualcosa che negli ultimi anni è venuto un po' a meno, perché sono stati anni un po' difficili e magari mi auguro possa essere l'inizio, ecco, di un periodo importante per questa società. Ti senti pescarese a tutti gli effetti? Beh, dopo 4 anni sì, ora puntiamo a fare il record, appunto. Potrei diventare il portiere con più partite nella storia del Pescara. Adesso sei a quota, perché io non sono molto bravo in aritmetica. 112, 113 e c'è il grande Paolo Bordoni che è a 130, però lui non può giocare più. Quindi almeno che... quindi è fatta, insomma. Speriamo, bisogna farne ancora, ecco. E appunto, a parte gli scherzi, per me è un motivo di orgoglio importante, perché... non è facile giocare nel Pescara, non è facile fare il portiere nel Pescara in questa categoria, è una piazza esigente che però quando poi ti comporti bene, sei una persona leale, la gente lo riconosce. Adesso c'è da ricostruire sicuramente, mi auguro che chi verrà a Pescara verrà con la giusta voglia di indossare questa maglia, che possa essere un punto importante arrivare a Pescara e non solo un trampolino di lancio. Credo che un minimo di senso di appartenenza ci voglia per costruire dei gruppi forti, perché sono cose che nei momenti di difficoltà fanno la differenza. La difesa sarà probabilmente rifondata, per ovvi motivi sarà un po' più tranquillo Fiorillo, perché insomma negli ultimi anni sono stati tanti gol subiti dal Pescara. Eh sì, i numeri danno parecchio fastidio, però
ripartiamo appunto da questo ultimo mese e mezzo con il mister, dove abbiamo lavorato veramente di squadra, compreso Pettinari, che a volte l'ho visto veramente al limite dell'area nostra in certe partite, mettendo da parte il suo ruolo, che è quello di finalizzatore. A volte a lui è stato detto che non aveva più segnato il giro di ritorno, però per chi vede le partite, tante volte Pettinari era a fianco a Brugman a fare dei raddoppi di marcatura, e questo era lo spirito che ci voleva in questi ultimi due mesi. Cerchiamo di riposarci fisicamente qualche giorno e poi... Ma solo qualche giorno? Beh, qualche giorno bisogna sempre mantenersi, perché bisogna rimanere sempre allenati. Dove pensi di andare? Sto qua, tanto... la mia compagna deve lavorare, quindi decide lei se andiamo in vacanza o no. Le donne determinano tutto. Sempre. È bugia dire il contrario. E sì, penso che starò qua, poi vedremo. Tanto cercherò di fare qualche terapia a un tendine che ha avuto un po' dei problemi alla fine, e basta. Grazie Vincenzo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Caro Pierpaolo, ha confermato lo stesso Fiorillo, le donne determinano tutto. Ha detto che non si può muovere, dipende dalla donna, insomma, dalla sua fidanzata. È un argomento che... Tabù per te. No, è un argomento del quale non sono molto pratico. Non sei preparato. Ho vaghi ricordi di gioventù, ma non... Ti piace Fiorillo, Guido? Mi dicevi... Sì, io penso che... No, Massimo vorrà sapere sul piano fisico. No, il piano fisico non lo conosco. È sciocco. Come portiere io penso sia stato determinante quest'anno per Pescara, dove ci ha salvato, insomma, guadagnato una frega di punti, e è stato bravo in diverse occasioni. Qualche errore, ma è naturale, abbiamo visto la Champions, succede Karius, cioè, cose incredibili, mamma mia. Quindi figurati, insomma. Comunque, Non era dell'acqua e sapone quello. No, scusa, perché? Ho capito. Pensavo fosse battutaccia. E poi penso anche che questo Fiorillo sarà anche un bravo capitano, una persona che si fa sentire. Peccato che sia un portiere che sta un po' lontano dal cuore delle azioni. Però infatti io ripenso anche che a Pescara sia mancato un giocatore di personalità, di carattere, che si sia fatto sentire nei momenti difficili, una partita tutte difficili. Assolutamente. E Federico, tu dicevi prima, poc'anzi, insomma, ricordi molto bene Piloni come portiere. No, ricordo Piloni per dire che non c'è stato mai un grande portiere qui a Pescara. Questo qui è un portiere normale, secondo me, da 7. Beh, quindi insomma, da 7 è un buon portiere. Cioè, ha fatto il suo dovere, qualche volta sbaglia. Diciamo che è un portiere, secondo me, la sua caratteristica, cioè, non è la un costanza, portiere che domani, no? Può... Sì, eh. Non è un portiere che possa arrivare alla Juventus o all'Inter o al Milan, ecco. Anche se sembrava un predestinato ai tempi della Sampdoria. Vabbè, ma gli hanno fatto perdere stagioni, adesso... Può darsi, poi per i portieri la vita è lunga, la vita calcistica, quindi può darsi potrebbe che sempre due, arrivarci. Anni, sì. Lui è un classe 90, credo che debba ancora compiere 28 anni, però insomma ha dimostrato di essere... Ha perso almeno due stagioni, sì, con il Pescara, più quella dell'uscita. Sì, soprattutto lo scorso anno in Serie A. Lo scorso anno in Serie A poteva essere l'anno, diciamo, in cui faceva vedere veramente quello che sapeva fare. È entrato in campo quando ormai il Pescara non lo seguivano più neanche i parenti, come si diceva. E pure quest'anno all'inizio c'è stato l'equivoco Pigliacelli, che non ha aiutato nessuno dei due. Adesso, senza andare a parlare, certo, di chi colpa sbaglia di qua e di là, diciamo, i fatti dicono che hanno perso un po' di tempo tutti e due. Lui, gli va riconosciuto di aver saputo aspettare disciplinatamente, ma era una caratteristica che gli si conosceva già dai tempi di Oddo. Su Fiorillo ci si può contare. Potrebbe essere uno dei 3-4, secondo me, dai quali ripartire, se non sarà uno dei 3-4 da sacrificare per sistemare i conti, perché è una società, certo, che vive di espedienti, nel senso che si deve inventare ogni volta qualche modo, e non è la sola, l'unica. Ci sta pure che uno che c'ha un po' di mercato
uno che ha un po' di mercato lo piazzi appena. Quindi secondo te potrebbe andare sul mercato? No, io non faccio il procuratore, perché poi scopro che i procuratori, diciamo, tra i procuratori c'è gente che in effetti non fa di calcio, non si occupa di calcio, però si occupano molto di provvigioni, conti, eccetera. Quindi se io facessi quel mestiere lì a Pescara, oltre Fiorillo ce ne possono stare un altro 2-3 che vale la pena discutere sul mercato. Per il resto, certo, lasciamo perdere, insomma, no? No, io ero un po' preoccupato perché già bisogna ricostruire totalmente la difesa, perché occhio e croce, insomma, è chiaro che se poi dovesse uscire anche Fiorillo sarebbe un problema. Intanto, prima della pubblicità, 21:37, altro aggiornamento dalla gara finale, la prima gara finale scudetto tra Luparenza e Acquesapone, 2-2 a 17 secondi dall'epilogo della prima frazione, segnato Meglio, credo che si pronunci così, tu sei più bravo di me. Dipende da come è scritto. Meglio. Ma c'era stato già un palo di Jonas, la traversa di Bocao, insomma una partita ricca di emozioni, 2-2 tra Luparenza e Acquesapone, si gioca a Bassano del Grappa, ricordiamo, a gara 2 tra due giorni, mercoledì, sempre a Bassano del Grappa, 2-2, siamo a fine primo tempo tra Luparenza e Acquesapone, ci fermiamo per pochi istanti, linea alla regia. Beh, torniamo in diretta da studio, tra l'altro si giocherà ancora in Serie C, ci sono i playoff da mercoledì e saranno playoff molto ma molto interessanti. Finalmente parliamo della crisi di governo? No, ancora non è il momento, non è il momento, anche perché io ho preparato una grafica, devo dire interessante, per così far capire quanti gol ha subito il Pescara negli ultimi 8 campionati. A proposito, scusa, sì, un solo di sfondare una porta aperta. Prego. Ma non si poteva dare l'incarico a Zeman? Quando adesso? L'incarico di governo. No, siccome sono preoccupato perché è passato mezz'ora di trasmissione e non abbiamo ancora parlato di Zeman. Tra poco ne parleremo. Ah, beh, no, meno male, perché potevo parlare poc'anzi quando ho citato Giacomo Modica sullo sfondo, no, per quanto riguarda la panchina del Teramo, l'opzione Modica, anche se ripetiamo il favorito allievo prediletto di Zeman, collaboratore di tante squadre che sono state guidate. No? A Roma era nello staff. Anche a Roma. Roma, Cagliari, Fener, Erbace, Salernitana, tutti trionfi, Avellino, una lunga serie di grandissimo trionfi. Pierpaolo, no, scherzo, non mi fate passare per il maestro non si discute, Modica lo abbiamo non si discute, visto lo sai perfettamente, a Celano lo abbiamo visto proporre ottimo calcio, sia un maestro calcio. Ma penso che sia acclarato, è indiscutibile. Il fatto che si possa discutere. Tra l'altro cartellino giallo, perché la pronuncia esatta è Mello e non Meglio, come dicevi poc'anzi. Il gol del Meglio che ha segnato. Ripeto, sul fatto che sia un maestro si può discutere, ma ognuno ha la sua idea. Il fatto che sia discutibile vorrei anche vedere, però insomma c'è un po' di esagerazione, non sono così. Ma tu tra Allegri e Zeman chi prenderesti? Ma io dico che sono due allenatori completamente diversi, ma non è che lo dico io. Ma non esiste. Per il modo di insegnare calcio sicuramente Zeman tutta insegnare, la vita. Perché Allegri che insegna? Allegri è un allenatore che vince e quindi va bene lo stesso. Zeman, però stava la Roma come insegnante, insomma, dai. Quando stava la Roma? Si è studiato anche a Coverciano, Zeman, dai. Forse facevo bene a stare zitto stasera. Allora, non scherziamo. Se poi mi parlate di Guardiola, allora è un altro discorso. Guardiola sì. Guardiola, stiamo parlando di un grande maestro. Allora, io l'avevo detto di parlare di politica. Stavo ricordando i playoff in Serie C, che sono interessanti, perché poi la finalissima si disputerà all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, il 16 giugno, mercoledì, gare di andata, Reggiana Siena, Feralpi Salò, Catania, Viterbese, Sud Tirol e Cosenza San Benedettese. Tra l'altro il Cosenza di Piero Braglia. Perché l'hai detto con tutta questa enfasi, Cosenza San Benedettese? Beh, perché è una bella partita sulla carta, Andrai a vederla? Io preferisco andare a Feralpi Salò. Feralpi Salò, tra l'altro sta facendo molto bene con Toscano in panchina, che è subentrato, se non vado errato, a Serena. Allora, stavamo parlando della difesa del Pescara con la Brodo, purtroppo negli ultimi 8 anni il totale di 492 gol subiti, 6 campionati di B, 2 di A, diviso 8 sono 61,5 gol subiti di media a stagione. E sono una enormità.
Però sono, gli allenatori sono tutti allievi di Zeman, mi sembra, per subire questi gol. Federico, ti prego, se no ci passiamo l'estate a discutere. Che poi tra l'altro chi ha fatto meglio è stato Di Francesco. Facciamo vedere la prima schermata, campionato 2010-2011, per quanto riguarda le reti subite dal Pescara negli ultimi 8 anni. Tredicesimo posto con 53 punti, 44 gol fatti, 48 subiti. Undicesima difesa di quel campionato di Serie B 2010-2011, è quello che ha fatto meglio negli ultimi 8 campionati, Eusebio Di Francesco. Passiamo al 2011-2012, il campionato a cui è legatissimo Pierpaolo Marchetti, un trionfo di Zeman con Pescara, 83 punti, primo posto, 90 gol fatti, pensa Pierpaolo, e soltanto 55 subiti, dodicesima difesa in quella stagione, non ne subita tantissimo, penso effettivamente. Sia stato, a parte la palla ce l'avevano quasi sempre loro, quindi era anche difficile attaccarli. Però per dire, per come giocava... La squadra sempre votata all'attacco, alla fine 55 però era, gol. Era una squadra che era talmente dominante quella nelle sue partite che subiva proprio poco, cioè subiva pochi tiri in porta, subiva poco il gioco degli avversari, quindi insomma il dato numerico rispecchia perfettamente quello che è stato il campionato di quell'anno, che è stato sicuramente straordinario. Tra l'altro chi ha fatto meglio, cioè dopo il Pescara 90 gol fatti, la Regina ne realizzò 63, quindi uno scarto pazzesco, no? 63 gol la Regina, 90 il Pescara, con 55 gol al passivo. Su quel dato pesa ovviamente, credo, 2-6-0, sì, un 5-1, 1-2-5-1, credo, l'Albino Leffe, no, 5-3 con l'Albino Leffe. 5-3 con l'Albino Leffe, e 5-1 con l'Ascoli, forse. Se non 4-1 con l'Ascoli, sì, hai perfettamente ragione. 4-5 goleate che fecero schizzare molto in alto il numero dei gol segnati. Tra l'altro contro il Padova e il Vicenza nelle ultime 7-8 partite di campionato. 6-0. 6-0, sì. A Padova e 6-0 in casa col Vicenza. Di Cagni. 4, primo maggio del 2012. 2 con la, come si chiama, il Castellammare lì. No, si perse 4-2 a Castellammare. Era una delle prime giornate di campionato. 5-3 in casa contro l'Albino Leffe che si vinceva 5-1. Sì, sì, esatto, è proprio così. Sì, si vinceva già 5-0 e poi fecero, mi sembra, 2 o 3 gol i bergamaschi, tra l'altro allenati all'epoca da Emiliano Mondonico, che è scomparso di recente. Passiamo al campionato di Serie A 2012-2013. 22 punti soltanto, ultimo posto, tra l'altro 2 punti realizzati nel girone di ritorno in virtù dei pareggi esterni di Palermo e di Roma, Stadio Olimpico, contro l'11 di Andreazzoli, che sostituì proprio Zeman. Quindi abbiamo detto 22 punti, ultimo posto, 27 gol realizzati, 84 subiti. È stato il peggior campionato degli ultimi 8 anni. Che vuoi commentare? E infatti incommentabile. Tra l'altro c'è da dire che 84 gol subiti hanno fatto malissimo sia Siena che Inter, che ne subirono 57 in quel campionato. Anche qui uno scarto incredibile, dai 57 di Siena e Inter subiti agli 84. E credo che quell'anno arrivò anche qualche buon straniero, perché Daniele Dell'Icarri aveva fatto un lavoro di scouting interessante, per esempio Weiss, molti giocatori giovani erano stati seguiti. Anche poi Moretti, la società non aveva avuto la possibilità, mi ricordo uno per esempio Cornelius, che adesso è all'Atalanta, un danese del quale Daniele mi ha parlato spesso in termini molto molto positivi. Lo stesso Elio Nussi, comunque è un giocatore che è diventato un protagonista stabile in Europa League. E poi a gennaio c'è stata, penso, la peggior campagna acquisti della storia recente del Pescara. E vabbè, insomma, è andata così. Mi dicevi, Walter, di giocatori? No, ho detto vai, sì, io Moretti. Oggi sei in vena di battute, la grande la birra Weiss. Che giocatore, però, genio e sregolatezza. Era un mio pallino. Io non l'avrei fatto giocare mai, ma era un
Era pazzesco, cioè era uno che determinava, spaccava la partita. Fra lui e Quintero ci hanno mandati in B in 3 settimane. Poi vabbè, non hanno neanche giocato gli ultimi 2 mesi, mi ricordo. Ha detto, avrà mica mandato in B Quintero, no, non ha giocato mai. Perché ci saremmo andati anche con Quintero. Giocava però l'80% delle partite, come sapeva, e Weiss il 60%, come sapeva, il Pescara faceva metà classifica. Il problema sostanziale è che quando quei due avevano i numeri per salvare il Pescara da solo, però dovevano essere due bravi professionisti. Secondo me erano due bravi professionisti. Quando tu prendi dei giocatori Quintero non credo che fosse così, no? Anche Quintero si è visto poi la meravigliosa carriera che fa a Porto, proposto di Sebastiani, qua lo criticano. Se facesse vedere dalle parti di Porto, dove ha detto che avevano avviato il nuovo Ronaldo. Ma il problema è che quando tu prendi una società come Pescara, prende più di uno straniero, cioè cerca di costruire la propria ossatura con dei giocatori stranieri, peraltro giovani, cioè è difficilissimo, perché alcuni di questi, per esempio Bjarnason, sono venuti fuori poi l'anno dopo, perché comunque il giocatore straniero ha bisogno di un periodo di adattamento, ma ce l'hanno anche, hanno bisogno anche i fenomeni. Sono d'accordo. E allora tu non hai una struttura tecnica che può aiutarli a crescere piano, a te servono subito. Hanno e subito non erano pronti. Sono d'accordo, perché presi singolarmente, no, Guido e Federico erano buoni giocatori, alcuni erano davvero buoni. Abbiamo parlato di Bjarnason, di Weiss, Quintero, no? Avresti dovuto avere la possibilità e la struttura per metterli dentro poco a poco per farli. Sì, però Jonathan ha fatto bene prima e dopo Pescara. Questo un po' e qua è arrivato 20 kg sbagliato. Certo. Guido, su quella stagione ti dico solo che Jonatas il primo giorno di ritiro l'avevano scambiato per me. Addirittura, questo dai, ti dice tutto. Non sulla io mi ricordo, ci sono stato, dai. C'è stato un tifoso che dice: ah, Madonna, hai visto come si è abbronzato Marchetti quest'anno? purtroppo era Jonatas. Guido, il problema è sempre il solito, è che i ragazzi, giustamente, che come del resto quest'anno, io ho detto sempre che è una squadra non brava, però sono dei giovani che probabilmente nel tempo si faranno, e quindi giustamente arrivano giovani inesperti, e Pescara dovrebbe essere... Ma tu sei ancora convinto che la squadra di quest'anno fosse scarsa? Perché tu l'hai detto... Sì, sì, ho detto sempre che la squadra è scarsa, che poi siamo stati fortunati a... Scarsa non proprio, meglio. Beh, no, io per me sono l'asino addirittura, non è anche scarsa. Addirittura, però... C'è ancora peggio. Infatti hanno dovuto dare tantissimo fino all'ultima gara per potersi salvare, ma avrebbero potuto fare molto di più, e, voglio dire... O scarsi o poco professionisti, mo decidete voi come la storia, non lo so, può darsi anche che l'anno prossimo diventeranno fenomeni, ma se diventeranno fenomeni l'anno prossimo vuol dire che sono stati poco professionali quest'anno. Immaturi. Io ho sempre detto, Federico, non so se sei d'accordo, ha bisogno di tempo per... la mia tesi è stata sempre questa, l'ho sostenuta e continuo a sostenerla, c'erano tanti giovani quest'anno, anche bravi, promettenti, che però non hanno fatto un passaggio intermedio, cioè catapultati dalla primavera, mi viene da pensare a Carraro, a Capone, Coulibaly che non ha mai fatto settore giovanile, e mi pare piuttosto evidente, a un campionato invece importante come quello di Serie B. Sono stati catapultati da un campionato all'altro, da un campionato giovanile a un torneo di Serie B, che è un torneo molto importante. Io non sono così drastico come lui, io dico questo, che qualcuno, non tutti, per amore di Dio, ma nella squadra di quest'anno ci sta qualcuno che può mantenere le promesse, può andare anche oltre e arrivare addirittura in Serie A. Ci stanno gli altri che si vede a occhio nudo che non arrivano da nessuna parte, che giochicciano in Serie B, se c'hai delle ambizioni non possono... Però Federico, il passaggio intermedio, una carriera di un giocatore, è importante, perché non è che puoi fare oggi la primavera e domani un campionato così difficile come quello di Serie B. Ho capito, però si vede occhio nudo, il giocatore vero tutto, no? Si vede dalla primavera occhio nudo. Sì, bravo, però io penso anche che una squadra non può subire, in certe partite noi abbiamo subito in maniera così passiva,
così inerti siamo stati come giocatori, come reazione. Non c'è stato un uomo faro, un uomo determinato, uno che dettava i tempi, uno che si incavolava con gli amici, quello, con i compagni di squadra, uno che richiamava. Io non ho mai visto nessuno strillare, accapigliarsi fra di loro. Con l'allenatore sì, un periodo, no? Sì. Quelli che non parlavano mai, poi si sono incavolati con il ragazzo che faceva l'allenatore. Quello vuol dire mancanza di rispetto, mancanza di professionalità, chiamalo come ti pare. Questo insomma, giocatore. No? Perché non esiste. Io non ho mai visto uno innervosirsi, arrabbiarsi. Ecco, forse l'unico era Fiorillo. Ecco, sì, secondo me questo giocatore moltissimo. Deve essere Burma. Però non c'era. Non ho capito, scusa. Questo Brugman. Tipo di giocatore che Brugman. Cerca lui. È vero. Però il problema è che era messo in discussione lui. Non aveva quella personalità. Cioè non è leader secondo te Brugman? No. Ma è un bravissimo giocatore. Questa ma non è l'unica cosa, cioè, sono d'accordo sul concetto, però questa è l'unica cosa che ha un perché logico. Brugman, come Ben Ali, era messo infatti in discussione lui all'inizio dal tecnico, non perché non gli riconoscesse che era bravo, ma per il discorso del ruolo. Ecco. Allora, la squadra, il leader, no, non è che lo elegge a scrutinio segreto, il leader emerge da un contesto perché viene riconosciuto tale. Un giocatore, per quanto bravo, che viene comunque messo in discussione nella sua collocazione, è difficile che poi trovi il modo di imporsi nel momento in cui lui stesso deve capire che cosa fa in quella squadra. Questo è stato un problema. Però non se da ce poco. L'hai nel DNA ti imponi lo stesso, capito, in mezzo al campo. Se Ronaldo l'allenatore ti può dire pure mettiti terzino, tu dentro al campo comandi comunque. Ma siccome qua stiamo parlando di giocatori però può normali, darsi pure che faccia parte del processo di maturazione di Brugman. Sì, questo, sì, ha 25 anni, non è che, non è che ne ha 29-30. Io ho la mia fissa. Per me il guaio del Pescara sono stati i vecchi, anagraficamente, calcisticamente parlando. Il disastro del Pescara sono stati i vecchi. Nessuno di loro ci ha messo una nota proprio sotto questo aspetto. Posto che fisicamente, per sfortuna, antichi problemi. Beh, hanno giocato anche poco. Ho capito. Un paio. Quello che dici tu. Ho capito. Cioè, anche per questo motivo. Ma voglio dire, Zanetti non era un riferimento nell'Inter anche quando non giocava. Certo. Ci sono dei giocatori che per storia non hanno bisogno di stare dentro l'area per far sentire la questo loro è, area. Questo è vero. Ecco, allora io noi ne avevamo 2-3, almeno 2-3. Santo Dio, che non sotto sto profilo potevano aggiungere qualcosa. È difficile trovare in Serie B. E invece sotto questo profilo io non li perdono nessuno. Li rispetto perché hanno tutte carriere importanti, però per quello che hanno fatto quest'anno non ne perdono nessuno. Allora facciamo così, continuiamo con le nostre schermate. Stavamo parlando dei gol subiti dal Pescara nelle ultime 8 stagioni. Eravamo arrivati al campionato di Serie A 2012-2013, 27 gol fatti, 84 subiti. Passiamo alla Serie B 2013-2014. Due allenatori, prima Marino, poi Cosmi, 52 punti, 15° posto, 50 gol fatti, 53 subiti, settima peggiore difesa. Insomma, si è mantenuta la squadra quell'anno. Insomma, non è che abbia fatto disastri sotto questo profilo. Serie B 2014-2015, guardate il dato intanto per quanto riguarda i gol realizzati, 69 fatti, l'attacco più prolifico di quella stagione, con Baroni fino alla 41esima giornata, poi ci fu l'esonero, arrivò Oddo che grazie a questo avvicendamento il Pescara riuscì a battere il Livorno e a qualificarsi come settima. Scusami la domanda, i dati comprendono i playoff? No, senza playoff, assolutamente, sono 42 partite, esclusi i playoff, quindi 2014-2015, 61 punti, settimo posto, 69 gol fatti, 55 subiti, settima peggiore difesa, anche in questo caso. Sì, però terzo migliore differenza rete. Sì, sì, infatti. Terza a pari merito col Bologna, ma terza migliore più 14 differenza rete. Che vuol dire che tutto sommato quella squadra era più equilibrata di quello che sembrava. Sì, sì. Beh, innanzitutto quella era una squadra forte. Quella era una squadra forte. Sì, quella probabilmente è vero, la squadra più forte degli ultimi 8 anni, quella senza probabilmente. No, dopo quella di Zeman 2011-2012, questo sì. Però dopo quella di come giocatori di qualità, no? Anche se la qualità di quel Pescara di Zeman era soprattutto davanti, ed era
vedere la difesa, insomma. È stata una squadra che è cresciuta durante l'anno. Certo. durante l'anno, perché qualche giocatore in effetti, ecco, per esempio Bjarnason, ecco, che già c'era da due anni, bravo, quella è stata l'esplosione, la stagione il meglio, tant'è che poi l'abbiamo perso. Infatti, per scusa, avanti, lui quali parli, la squadra di Baroni, quella sì, di Baroni, poi diventata cresciuta in corso d'anno, cresciuta nel e quindi io invece, se mi permettete, voglio fare un plauso a Baroni, che l'ho sempre apprezzato. Bravo, qui è stato sempre ucciso moralmente questo allenatore, che non meritava assolutamente, però non è brillante. Ti posso dire una cosa? È chiaro che sono passati diversi anni, no? Sono passati 3 anni. Secondo me Baroni si è snaturato a Pescara, perché se avesse fatto quello che ha fatto a Lanciano, cioè coprendosi di più, perché quella squadra, praticamente dalla metà campo in su succedeva sempre qualcosa, perché aveva troppa e tanta qualità. Cioè, c'erano i Pasquato, i Melchiorri, Bjarnason, Politano che è stato un giocatore determinante in quella stagione, credo 8-10 gol. Dei più richiesti sul mercato nazionale. Maniero nella prima parte, che aveva segnato tanti gol, poi sostituito da Pettinari, insomma, ma c'era... poi ci avrà un seguito questa squadra. Sì, andiamo sì a vederlo un attimino. Ne parliamo un secondo, se vuoi. Il seguito quale? Questa... L'anno dopo. L'anno dopo, sì, infatti, l'anno andiamo dopo, a vedere l'anno dopo. L'anno hai ragione, l'anno dopo, allenatore Oddo dall'inizio, naturalmente, playoff, il Pescara si classifica al termine della stagione al quarto posto con 72 punti, 69 gol fatti come l'anno precedente, secondo miglior attacco, 52 subiti, 12ª peggiore difesa. Prego. Qua fai prima a dire ottava migliore. Sì, ottava migliore. Tu me lo dici sempre da sotto. Vabbè, questo c'ha ragione. Sto giro, ragione, questo so, se permetti, se permetti, io invece qui vorrei dire che il Pescara in questa stagione, per la squadra che ci aveva, per quel seguito famoso di cui stiamo parlando, non può arrivare 1, 2, 3, 4, quarta, ma secondo me passiamo il Cagliari, che forse era superiore. Il Crotone è stata la rivelazione. Ma il Crotone non era superiore al Pescara. Sì, su questo sono d'accordo. E quindi ma anche il Trapani. Io l'ho sempre detto in quel periodo, che il Pescara doveva vincere il campionato insieme al Cagliari. Cagliari primo e secondo il Pescara. E gli altri avrebbero fatto il playoff, punto. Già sta, purtroppo sì, ha pagato un momento negativo quel Pescara, no, 9 sì, partite, 3 punti con 5 sconfitte famose consecutive, tra l'altro anche un po' in discussione Massimo Oddo, poi è rientrato tutto e alla fine c'è stato un gran finale, un gran crescendo qualche, nel finale. Qualche errore quell'anno Oddo l'ha commesso all'inizio, a insistere troppo su un attacco improponibile, dove c'è stato un corpo estraneo, dispiace dirlo, ma Cocco... Vabbè, però 7 giornate. Ho capito, 7 giornate c'hai rimesso 4 punti, poi ne hai perso. A Udine 11. Poi hai perso un po' di tempo là in mezzo, quando si doveva, non ho capito bene cambiare cosa. Però effettivamente in quella stagione, rivediamo la grafica, però la rivelazione è stata il Crotone. Scusate, ma mi ricordo male io, il Pescara è stato promosso in Serie A? No, no, ma noi stiamo facendo un discorso in generale. No, 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 ma abbiamo detto, cioè, promosso capisco, in Serie A. Cerca di io capisco, mi rendo conto che Massimo Oddo possa non anche non suscitare simpatia. Però almeno i risultati, almeno quando ha vinto il campionato. Aspetta, Paolo, però ecco, ti devo correggere, perché qui noi non parliamo per simpatia o antipatia, stiamo soltanto analizzando la squadra, l'organico, certo, il valore intrinseco della rosa. Poi abbiamo detto che Massimo Oddo è stato molto bravo, ha fatto vedere un bel calcio. Sì, l'analisi dei numeri è una cosa. Solitamente l'organico, stiamo analizzando l'organico. Quando un allenatore vince, io penso che a Cavaldonato non si guarda in bocca. Sì, vince un campionato, vince il Paolo, però non è una questione di antipatia. Ho fatto una frega di trasmissione. Però vorrei... Di questo no, noi non stiamo criticando nessuno, stiamo dicendo in base all'organico, in base alla forza di quella squadra, la potenzialità di quella squadra, secondo il mio modestissimo parere, doveva quantomeno andare senza i playoff. Nel senso che sì, poi può essere, però il problema è un altro: se ci fosse stato Baroni al contrario, l'avrebbero licenziato l'ultima giornata di campionato, probabilmente. L'anno dopo. Se ci stava diversamente. Comunque è pacifico che insomma il Pescara
avesse una squadra importante in quella stagione. Sì, sì, questi... Sicuramente è una squadra più competitiva di Trapani e Crotone. Crotone è stata la rivelazione, il Trapani ha fatto un mezzo miracolo, se non totalmente. Certo. Il Trapani ha fatto 73 punti, Roscara 72. Trapani ha fatto un miracolo completo, non un mezzo miracolo. Vabbè, un miracolo, quindi massimo. Aiutami a dire, cioè, mi stai dando ragione. Cioè, si può dire che quella era una squadra importante. Si può dire, però mi sembra... Adesso ti ripeto, non... Ma non è antipatia o simpatia, stiamo soltanto valutando. Diciamo così, che è giusto, Oddo è un allenatore che ha avuto poi due stagioni negative, un allenatore giovane, ha fatto 3 anni da professionista. E ci può stare, non è che... Almeno cioè, quando ha vinto il campionato riconosciamogli quello. Ma per carità, ma questo l'abbiamo detto. Ma cioè, lui ha fatto una bella stagione, sia per qualità di gioco... che per rendimento come globale. Giustamente diciamo che ha sbagliato poi quasi tutto l'anno della Serie A, riconosciamoli almeno i meriti di aver vinto. Ma la premessa, Pierpaolo, no, io lo devo ripetere, la premessa è che lui ha fatto molto bene in quella stagione, ma ci tenevo a sottolinearlo. La premessa è questa, non parliamo per antipatia o simpatia, ci tenevo a sottolinearlo perché alla fine valutando oggettivamente l'organico, cioè il Trapani, lo dici anche tu, ha fatto un miracolo completo, quindi significa che aveva qualcosa in meno del Pescara e ha fatto un punto in più al termine della stagione. Però tutto qui è giusto certo, che certo. Almeno i risultati ottenuti certificati, ma certamente altrimenti chi... adesso sembra che e chi gliela toglie la prova, no, ha fatto vedere anche un gran calcio, perché ricordiamo tutti per esempio la partita di Perugia, ce l'ho ancora negli occhi, insomma, no? Quella partita che è stata straordinaria, tant'è che il telecronista di Sky disse dopo il quarto gol credo di Caprari, il Pescara che sembra il Barcellona, per dire, no? Magari enfatizzando, però effettivamente giocava un gran calcio. Allora dobbiamo andare al telefono. Sì, telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera, sono Francesco a Pescara. Salve Francesco. Scusate, ma siccome insomma, ti stavo aspettando, mi ho quasi dimenticato cosa volevo dire. Però riallacciandomi al discorso che facevate, secondo me quando si valuta, diciamo, la qualità dei giocatori, non si può fare un discorso, diciamo, di giudizio in senso assoluto come ha fatto Colangelo, perché il calcio è una squadra, è un gioco di squadra, per cui intervengono molti, molti fattori esterni che possono incidere sul valore individuale di ciascun giocatore. Cioè, se noi pensiamo ad esempio al Pescara di oggi, quando è subentrato Epifani c'è stato un calo impressionante della squadra, però a quel punto potevamo dire, come dice Colangelo, che erano tutti ciucci. Però dopo, guarda caso, subentrato Pillon, la situazione è cambiata totalmente. Sono ancora in collegamento? Sì, sì, come no? Ecco, quindi secondo me appunto bisogna tenere presente, considerare il fatto che i valori dei giocatori in quanto risorse non materiali, cioè qui incidono fattori psicologici, fattori di integrazione, fattori con rapporto con gli allenatori, che influiscono notevolmente sul rendimento della squadra, per cui la qualità diciamo individuale in senso assoluto viene in secondo piano. Niente, poi volevo dire, questo è il mio parere, poi volevo dire per quanto riguarda un po' il discorso di Sebastiani, no? Sì. Cioè, ecco, allora, l'errore fondamentale di Sebastiani, al di là che questa società non ha mai avuto un progetto tecnico, e questo lo dobbiamo dire, perché se dobbiamo fare una critica non deve essere una semplice disquisizione intellettuale fino a se stesso, cioè se è una critica possiamo dire che è una critica nel momento in cui può proporre un cambiamento in positivo, e questo cambiamento diciamo riguarda i rapporti che Sebastiano ha avuto con i tifosi. Sì. Cioè i tifosi vedono la squadra, il Pescara, come per loro rappresenta un'identità collettiva, un ideale, certo. che si è scontrato totalmente con il modo di diciamo, come è stata gestita questa società e sia anche la modalità comunicativa di Sebastiani. Cioè una critica è finalizzata a qualcosa di positivo, cioè volta a far togliere, lo devo dire, una maschera di ipocrisia da parte del presidente Sebastiani, perché non c'è mai stato un progetto tecnico. Ecco, io su questo, Massimo, tu lo sai, io ho fatto sempre, quasi sempre con te gli interventi, perché certo, certo. Permetti ai tifosi e alle persone di intervenire, questo è un grande merito che ti do,
Per cui ti ringrazio, volevo sapere qualcosa al riguardo, cosa ne pensavate di questo. Perfetto, aspetto. Adesso grazie, facciamo rispondere agli ospiti, tra l'altro c'è da dire, dobbiamo andare però prima in pubblicità mi pare Roberto, no? Pubblicità, allora intanto c'è l'aggiornamento da Bassano del Grappa, la Luparezza conduce per 4-2, purtroppo all'ottavo minuto della ripresa ancora Mello, autore di una doppietta e poi, perché dici così? Cioè mi dici, come per dire, sì hai detto bene, hai se sbagliato spagnolo prima è meglio. Ma prima ha sbagliato lui, ma detto, si dice meglio. Arruisco, se spagnolo è meglio. Al decimo della ripresa, il scherziamo naturalmente per Paolo, al decimo della ripresa il quarto gol firmato da Rafinha. Dunque Luparezze 4, Rafinha, Acqua e Sapone 2, Rafinha, il famoso Rafinha, però insomma c'è ancora tanto tempo, in bocca al lupo all'Acqua e Sapone, ci fermiamo per pochi istanti, poi risponderemo a Francesco e faremo intervenire tutti quanti, pubblicità. Allora 22:11 minuti, abbiamo da proporvi anche l'intervista a Elenito Di Liberatore che rappresenterà grande l'Italia Elenito, ma soprattutto l'Abruzzo, assistente internazionale ai prossimi mondiali in Russia che stanno per cominciare. Dobbiamo una risposta a Francesco, non c'è stato mai un progetto tecnico nel Pescara. Ma bisogna vedere che intende per progetto tecnico, se intende i giovani che arrivano, che vengono portati in prima squadra. Beh, e devono avere fiducia, può essere questo un progetto tecnico, oppure la società, il progetto tecnico rientra nel complesso societario, cioè bisogna vedere che, quali sono, per esempio quest'anno, quale progetto tecnico c'ha il Pescara? Vabbè, scusate, quello di fare una squadra adesso, concreta e valida, oppure è evidente, servizio dei giovani? È del tutto evidente. Io non l'ho capito, insomma, forse non sono riuscito a spiegare, il progetto tecnico è una cosa aleatoria, ci stanno dei progetti, sono altri progetti quelli riguardano le squadre, sono progetti che parlano di classifica, progetti che parlano di lancio dei giovani, progetti di squadra che ha grosse ambizioni, progetto di squadra che ha, ma progetto tecnico. Cioè secondo te è una parola vuota questa, cioè ma un'espressione no, vuota? Dire, riguarda il singolo, non può riguardare una squadra, il progetto tecnico di una squadra qual è? Invece questo è stato da sempre il cavallo di battaglia di Pierpaolo Marchetti. Allora, non c'è stato mai un progetto tecnico ma finanziario. Tu hai spesso ripetuto questo. Ma è nei fatti, cioè, il progetto tecnico è sempre stato secondario, è sempre venuto a rimorchio del progetto finanziario. Il progetto tecnico, Federico, vuol dire semplicemente stabilirsi, cioè darsi un obiettivo tecnico e dotarsi degli strumenti tecnici per raggiungerlo, cioè sapere cosa vuoi fare, in due anni voglio andare in Serie A, ti organizzi, ti strutturi, prendi i giocatori che secondo te in due anni ti possono portare in Serie A. E invece Pescara purtroppo, dico, perché è evidente che il momento del calcio è difficile, nessuno vuol fare, come dire, dei facili populismi, sì. È evidente che il Pescara in questi anni, cioè, è passato dal vendere i propri giocatori interessanti dopo un anno, è passato a vendere dopo sei mesi, poi è passato a vendere con Torreira dopo quattro partite da titolare, poi è passato a vendere prima ancora che giocassero in primavera, perché nelle operazioni quest'anno sono stati inseriti anche ragazzi, sì, delle squadre allievi, voglio dire, quindi... Cioè, è evidente che il prossimo... Cioè, tu parli di Pompetti e Peschetola, sì, per esempio. Insomma, è chiaro che quelle sono operazioni particolari, però il progetto tecnico è sempre andato a rimorchio del progetto finanziario. Ha accorciato le distanze l'Acqua e Sapone con Bertoni, tra l'altro ex della partita, nona finale consecutiva. La più grossa. No, dai, non scherzare. Bertoni 4-3 per la Luparezze, siamo al 14° Guido e dobbiamo andare in pubblicità. Volevi intervenire? No, sulla telefonata di Francesco c'era qualcosa che volevi aggiungere? No, diceva, mi sembra che abbia, chiedeva come mai, sì, si diceva una squadra, vabbè, io ho detto non brava in senso non così catastrofico come diceva Walter, comunque devo dire, cioè non all'altezza, non all'altezza, e dicevo come mai poi invece con l'avvento di Pilon è andato bene, ma io penso che lui diceva con Epifani è andato tutto male, ma perché a Epifani è andato tutto male anche da un punto di vista occasionale, anche, cioè se mettono dentro il rigore sbagliato in maniera clamorosa con l'Empoli, se fa gol Brugman, mi ricordo una partita contro non mi ricordo quale altra squadra, sempre con l'Empoli. a porta vuota un rigore in movimento buttato fuori, sono quelle situazioni che ti girano
il futuro e il destino di una squadra, e quindi purtroppo a Epifani e a Massimo è andato malissimo, e quindi altrimenti staremmo parlando di altre cose. Allora andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport, ricordiamo l'Acqua e Sapone ha accorciato le distanze, gara 1 finale scudetto, abbassando nel grappa contro la Luparense 4-3. Bertoni ha firmato il terzo gol per la squadra di Perez. Parliamo con Massimo. Sì, ciao, buonasera, sono Nicola. Ciao Nicola, ti chiedo di essere molto breve, scusami. Sono stato lungamente in attesa, vedo di essere laconico e sintetico. Grazie, grazie. Niente, adesso lasciamo stare i discorsi, io avevo pensato solo a questo. Prima di tutto il progetto tecnico, intendo di fare in modo che si puntelli questa benedetta difesa che, come hai fatto la disamina tu, è la cosa, il nostro tallone d'Achille che deve essere in qualsiasi modo l'anno prossimo, perché abbiamo preso tanti di quei gol su palle inattive che è una cosa al di poco allucinante. Poi volevo dire, per quanto riguarda il discorso societario, è inutile che ci giriamo attorno al discorso, qui non è che c'è la fila per fare in modo che ci sia qualcuno che pile il posto di Sebastiani, dobbiamo accontentarci di quello che le possibili acquirenti possono avvicinarsi o entrare in società. Io lascerei il discorso ai cinesi, perché i cinesi saranno validi dal punto di vista di fare gli affari, buoni commercianti, però i valori sportivi e la passione che abbiamo noi non sono, io non li vedo, non sono riscontrabili nel loro animo, per cui lo lascerei, perché altrimenti il nostro futuro non lo vedo molto roseo. E poi volevo dire, ma non si può tentare anche di coinvolgere le aziende leader come fanno tutte? La Juventus c'è lo sponsor Jet, noi abbiamo la Sevel qui, abbiamo il nostro dirigente Massimo che è Marchionne, tentare di fare in modo, da un punto di vista di un buon supporto finanziario, di coinvolgere la Sevel o la Walter Tosto, la Fater, che sono aziende leader che portano avanti il nome dell'Abruzzo, e sportivamente possiamo anche farci conoscere meglio. Cosa ne pensi? Grazie e buonasera. Grazie, grazie Nicola. Intanto l'Italia ha raddoppiato il gol di Belotti. Dunque Balotelli e Belotti, Italia 2, Arabia Saudita 0. Tra poco risponderemo a Nicola, ma dobbiamo andare in pubblicità. C'è anche un'intervista ad Elenito di Liberatore, che rappresenterà l'Italia, soprattutto l'Abruzzo, ai prossimi mondiali. Elenito di Liberatore, assistente di Notaresco, è una nostra eccellenza. Tra poco l'intervista, dopo la pubblicità. Eccoci qui, allora 22:20, il Pescara non è stato mai in A con un progetto tecnico. Tecnico, perché non c'aveva il giocatore. Banalmente non c'aveva i soldi, la società che non c'ha i soldi. Certo. Non c'aveva anche il giocatore. Che progetto tecnico puoi fare se ogni anno devi far quadrare i conti? Soprattutto in Serie A. Ma perché, come si chiama lì, l'Empoli in Serie A fa i progetti tecnici? Il Chievo fa i progetti tecnici, va raccattando quattro vecchietti, ci mette un paio di ragazzi e ogni anno salva. E noi parliamo di miracolo. Il Chievo sta in Serie A da tanti di quegli anni che se metteva da parte un milione all'anno si era comprato poco. Però mi ricordo il Chievo, adesso mi sta facendo ricordare un aneddoto. Peggior calcio d'Europa. 1994-95, primo anno del Chievo in B, allenatore Malesani. 100 spettatori alla Bentegodi di Verona, ero presente a seguire il Pescara, Chievo-Pescara 3-1. Da quel momento c'è stata un'ascesa irresistibile del Chievo, che è andato in Serie A poi con Del Neri e ha fatto credo già 10 o 12 campionati di Serie A. Ma la differenza dove sta lì? Adesso, al di là delle competenze degli uomini di campo, la differenza è dietro le scrivanie. Certo. Cioè lì c'è il tavolino pieno di Pandori, no? Sì, lo so. Voglio dire, adesso pare che vada in difficoltà pure i Pandori, però insomma su quel dolcetto si è costruito una storia notevole. Allora dobbiamo, tempus fugit, come direbbe Pierpaolo Marchetti. D'altra parte sono costituzionalista. Esatto, chiaro il latino. Dobbiamo ascoltare Elenito di Liberatore, intervistato dal nostro Enrico Giancarli. Elenito di Liberatore è stato ricevuto dal dottor Palmieri, primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Penne, un suo amico. Vediamo. Sta per iniziare il mondiale, non ci sarà l'Italia, Elenito di Liberatore, ci sarà Elenito con una terna italiana, tu per l'Abruzzo a rappresentare la nostra regione, l'Italia. Beh sì, partiamo dal presupposto che comunque c'è il grosso rimpianto per la nazionale, tra virgolette, dei calciatori, però noi siamo la nazionale arbitri e pertanto orgogliosamente saremo presenti al mondiale. Tra l'altro hai consegnato al dottor Palmieri qui all'ospedale di Penne la tua maglia autografata, un segno di ringraziamento, perché?
un segno di ringraziamento perché innanzitutto c'è un rapporto d'amicizia che dura diverso tempo e poi perché lui insieme a un'equipe di fisioterapisti ha seguito il mio percorso affinché potessi arrivare a questo obiettivo nel migliore dei modi, quindi cercando di implementare le prestazioni ma rimanendo sempre nell'ambito di una performance adeguata a quello che era il contesto. E nello scambio di omaggi una targa ricordo per il Nido di Liberatore che sa tanto di in bocca al lupo per il Mondiale, come lo avete preparato? È un grosso in bocca al lupo innanzitutto perché come diceva lei è il nostro abruzzese lì ai Mondiali e con il Nido lavorare è facilissimo, innanzitutto perché mentalmente produce tantissimo e altrettanto fisicamente, abbiamo semplicemente dovuto aumentare i livelli di performance senza cercare di creare lesioni all'apparato muscolo-scheletrico. Lui è un atleta modello, quindi per noi è stato molto facile. Pronto per una finale? Noi siamo pronti per arrivare il più lontano possibile. Ovviamente avendo fatto Nicola Rizzoli l'ultima finale, per noi è oltremodo difficile bissare una finale. Però sicuramente andremo al Mondiale con la convinzione di andare il più lontano possibile e poi vediamo quello che succede. Un'eccellenza dello sport abruzzese, italiano, internazionale, Lenito Di Liberatore, un esempio, io aggiungo, di umiltà, soprattutto di professionalità, in bocca al lupo. Allora dobbiamo chiudere con le ultime due schermate che restavano per quanto riguarda i gol subiti dalla Pescara stagione 2016-2017, l'ultima infausta Serie A con il Pescara che ha chiuso a 18 punti, in realtà 15 sul campo, una vittoria a tavolino sul terreno della Sassuolo, come ricorderete tutti, 15 sul campo con 37 reti fatte e 81 subite. Questo è il dato del campionato di Serie A 2016-2017. Tra l'altro i 37 gol fatti, quarto peggior attacco, non il peggiore in assoluto, c'è da dire. Serie B, come? Portiere non è che è stato... Bizzarri appunto, che tra l'altro quest'anno molto. È stato a Udine. Serie B 2017-2018 dobbiamo chiudere poi con la trasmissione, naturalmente ci rivedremo lunedì prossimo, 48 punti, 17° posto, storia recente, 50 gol fatti, 64 subiti, quarta peggiore difesa dietro Ternana, Provercelli e Foggia. Quarta peggiore difesa quest'anno. Insomma, bisognerà fare qualcosa per far quadrare un po' la situazione, soprattutto nelle retrovie. Si va verso la rifondazione, almeno così sembra. Grazie a Pierpaolo Marchetti, grazie a Walter Nerone, a Guido Colangelo. Alla prossima serfata, si dice così. Grazie, no? A voi. Domani ti posso venire a vedere? No? No, andiamo insieme. Andiamo insieme. Grazie a Federico De Carolis. No, grazie prima a di Roberto chiudere, Kerchi. No, scusate, adesso sì, devo dire sì. Su Mattarella. A che cosa vuoi Di dire? Maio. C'è? Preferisco non farmi licenziare. Infatti, meglio andiamo così. Grazie a Roberto Kerchi, a Dino D'Angelo in regia. Appuntamento a lunedì prossimo. Grazie ancora. Buona serata. Buona